La disabilità nella città dell'Aquila, se ne è parlato in un momento di confronto organizzato dall'Udue e dalla comunità 24 luglio con il patrocinio dell'Ateneo Aquilano. Un momento per capire quali sono ancora le difficoltà in Ateneo ma anche in città. Il professor Vaccarelli spiega che l'Ateneo tanto sta facendo in termini di servizi e di strutture. Durante la mattinata c'è stata anche la testimonianza di un laureato dell'Ateneo che proprio con il professor Vaccarelli ha potuto coronare il suo sogno della laurea. Esiste un servizio di tutorato senior, quindi studenti e studentesse delle magistrali che supportano i loro compagni con disabilità e poi tutta una serie di benefici previsti dalla legge che rimandano all'idea proprio di abbattimento del, come dire, rimozione degli ostacoli. Quindi una serie di facilitazioni, tempo aggiuntivo. Cerchiamo di lavorare anche sull'inclusione sociale e quindi abbiamo attivato un progetto di servizio civile universale. Abbiamo dei volontari del servizio civile che seguono in maniera più strutturata alcuni ragazzi e alcune ragazze. Per gli studenti con disabilità, è inutile negarlo, ci sono ancora delle difficoltà di accessibilità, ma l'università in questo è molto avanti rispetto ad altri atenei, anche con la figura del disability manager che è Massimo Prospero Cocco. Il rappresentante degli studenti con disabilità ha parlato anche di tutte quelle disabilità invisibili che creano molta sofferenza. Ci sono delle barriere prima di tutto architettoniche, però onor del vero bisogna dire che in questi anni si sta lavorando parecchio per favorire l'accessibilità degli studenti all'interno delle strutture universitarie. Il lavoro ovviamente non si ferma solo oggi, ma oggi vuole essere un momento per riflettere e andare nel dettaglio a valutare quali sono le singole problematiche che una persona con disabilità può affrontare. L'Udu ha esteso un po' il campo proponendo un giro per la città per capire dove sono i problemi. Nonostante con la ricostruzione post-sisma si sia fatto qualcosa per venire incontro alle persone con disabilità, ci sono ancora tante criticità, più piccole o grandi. Nonostante alcuni passi avanti sono stati fatti sicuramente nella ricostruzione post-sisma, una città che presenta ancora alcune problematiche e che in realtà mette in difficoltà la comunità disabile dell'Aquila, la città dell'Aquila, e oggi siamo qui anche per poter far notare non solo negli spazi Ateneo ma anche nei luoghi cittadini quali sono le barriere architettoniche e quali sono le difficoltà che incontrano le persone con disabilità, appunto per poter creare un luogo di discussione e magari di condivisione di idee